Ciao ragazzi, in questo video voglio darvi tre buoni motivi per acquistare cerchi in lega omologati e certificati specificamente per la vostra auto. Vi ricordo i social dove Reparto Corse è presente, sono questi. Il nostro sito è www.repartocorsestore.it e il nostro canale YouTube sul quale abbiamo tanti video, alcuni già che parlano di questo argomento, ovvero dei cerchi in lega, in particolare di come omologare le misure che non sono riportate al libretto. Infatti, collegandomi a questo, parlo subito del primo motivo per cui vi consiglio di scegliere dei cerchi in lega omologati e certificati, ovvero che scegliendo dei cerchi in lega specifici per la vostra auto omologati, voi non avete alcun rischio in fase di controllo o anche in fase di revisione di essere sanzionati per questi cerchi. Sono dei cerchi specifici omologati per quel tipo di utilizzo, per quel tipo di auto. Il secondo motivo è che, essendo cerchi specifici già testati sulla vostra auto, qualora siano offerti in misura maggiore di quella che voi avete già al libretto, avete il grosso vantaggio di poterli facilmente omologare. Vi faccio un esempio pratico. Voi avete magari la Golf 7 che porta al libretto i 16, però acquistando degli OZ da 18 certificati per Golf 7 avete la possibilità di farli facilmente omologare e riportare al libretto con delle procedure tutto sommato semplici, di cui parliamo in un video già pubblicato sul nostro canale che magari vi rimando a guardare se siete interessati. Quindi questa è una bella opportunità rispetto a quanto avveniva in passato, dove era molto molto complesso farsi riconoscere delle misure diverse da quelle riportate già al libretto. Il terzo motivo, secondo me il più importante di tutti, è che quando si parla di cerchi specifici per una determinata auto, tutti gli eventuali problemi sono stati verificati prima, in modo che non si verificassero all'acquirente finale. Cosa voglio dire? Che i tipici problemi di quando si comprano dei cerchi sono: uno, che non vanno bene per l'auto; due, che vanno bene ma non proprio benissimo, bene ma non benissimo, ovvero ci sono problemi con l'interasse, con l'ET, ovvero sono troppo fuori, sono troppo dentro, o addirittura sono contemporaneamente sia troppo dentro e sia troppo fuori, quindi non puoi né scendere né salire, né scendere né salire. Il problema principale, e qui ho bisogno del supporto, è gigantesco, cioè non c'entra manco nel video. Vedete, delle volte magari il canale, che è questa misura qui, può essere eccessiva, stai buono, e magari non adatta a quel tipo di applicazione, e magari contemporaneamente il cerchio tocca dentro la pinza o l'ammortizzatore e magari anche fuori è già troppo sporgente e non si può andare oltre. Beh, sono bei problemi, delle volte anche non risolvibili, che però, se voi acquistate dei cerchi testati per la vostra auto, non affronterete. Quindi magari, ecco, è bene riflettere prima di scegliere i cerchi di mio cugino o i cerchi, insomma, del tipo della città a 1000 chilometri che te li vende usati e dice sì, vanno benissimo sulla tua auto. Molto spesso non vanno poi così benissimo. Al prossimo video, ciao ciao! Tre buoni motivi per acquistare